Sul fronte della politica, l'Italia dei Valori prepara il congresso nazionale, per questo ha convocato le federazioni provinciali e intanto la parlamentare Anita Di Giuseppe auspica l'unità nel centro-sinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Torneremo anche sul caso di Don Felix, sicuramente lo ricorderete, il sacerdote di Cerce Maggiore nella bufera per una condanna per molestie su minori. Ora torna a parlare su questo caso l'arcivescovo Bregantini che chiede silenzio e preghiera. Ci occuperemo anche dei risvolti del caso Usher, tutto questo e molto di più nel nostro telegiornale, vi aspettiamo dunque fra pochi minuti su Telemolise. Buonasera dalla redazione di Telemolise e benvenuti a questa edizione del telegiornale che apriamo parlando di politica, perché in vista del primo congresso nazionale del partito in programma a febbraio l'Italia dei Valori ha convocato le assemblee provinciali di Campobasso e di Isernia. Al termine dei lavori saranno eletti 60 delegati regionali per il congresso. A Campobasso nel pomeriggio il primo appuntamento, durante il quale la parlamentare Anita Di Giuseppe ha auspicato l'unità all'interno del centro-sinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Basso Molise. Allora sentiamola al microfono di Piacentino Salati. E oltre all'appuntamento elettorale di primavera con le amministrative di Termoli, si rivoterà anche per eleggere il sindaco a Montenero di Bisaccia, paese natale tra l'altro dell'ex PM alla guida dell'Italia dei Valori. Già circolano i primi nomi dei candidati a sindaco, allora sentiamo quali sono nel servizio di Giovanni Minicozzi. Per quanto riguarda il lavoro, torniamo ad occuparci della vicenda della geomeccanica. Negli scorsi giorni i 90 dipendenti che rischiano il posto hanno letteralmente occupato l'azienda, salendo anche sui tetti. L'avvertenza sta rimbalzando naturalmente nel mondo della politica. Oggi riunione straordinaria del Consiglio Comunale di Venafro a riguardo. La FIOM CGL chiede alla Regione di promuovere l'ingresso di nuovi soci e anche di valutare l'ipotesi di coinvolgere il gruppo Finmeccanica. Ci dice di più Enzo Di Gaetano. Cambiamo argomento, parliamo di scuole sicure, sono i prefabbricati già utilizzati all'Aquila durante l'emergenza terremoto, quelli che la Protezione Civile porterà a San Giacomo degli Schiavoni dopo che il sindaco ha deciso di chiudere le scuole elementari per effettuare dei lavori di ristrutturazione. Sentiamo Fabrizio Chionero. La Protezione Civile è al lavoro impegnata a San Giacomo degli Schiavoni, ma continua a monitorare anche la situazione del maltempo. È già stato diramato lo stato di allerta, in montagna ricomincia a nevicare, più in pianura si alternano delle schiarite, i fiumi ed i laghi sono sotto controllo. Sentiamo Tonino Danese. Voltiamo pagina, riflettori ancora puntati su Cristiano Usher, il primario di chirurgia dell'ospedale veneziale di Isernia, sospeso dall'azienda sanitaria regionale in seguito all'inchiesta sull'ospedale pubblicata sul settimanale Panorama. Ora sulla questa vicenda torna a parlare il presidente dell'associazione Altiero Spinelli, Ernesto Giannini, che dice non è solo quell'articolo che ha provocato le poi conseguenze professionali per il primario. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Per la cronaca, attimi di paura poco fa a Campo di Pietra in un'abitazione in... E ora torniamo sul caso di Don Felix Cini, sicuramente lo ricorderete, il sacerdote della parrocchia di Cerce Maggiore che è nella bufera ultimamente da quando è emersa la notizia della condanna passata in giudicato per molestie sessuali su minori. Il sacerdote, lo ricordiamo, ha patteggiato e scontato la pena. Su questo caso torna ora a parlare l'arcivescovo di Campobasso, Giancarlo Maria Bregantini, che invita alla saggezza, al silenzio e alla preghiera. Sentiamo. Ricorderete certamente l'operazione denominata Via Bakù, che ad ottobre dello scorso anno smantellò un vasto giro di droga da Scampia a Campobasso. Ebbene, nelle ultime ore il legale di due ragazzi finiti ai domiciliari ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiederne la scarcerazione. Ci dice di più Lino Venditti. Restiamo sulla cronaca, si procurava fotocopie di patenti di guida e di codici fiscali e con la complicità di truffa e sostituzione di persona. A proposito di truffe, dicono di appartenere ad un'associazione umanitaria e si fanno consegnare 5.000 euro da un'anziana. L'episodio è accaduto a Venafro, ce lo racconta Francesca Nicotera.
Cambiamo decisamente argomento, le festività natalizie si sono appena concluse e allora l'assessore del comune di Campobasso Di Giorgio ha stilato un bilancio relativo al cartellone proposto dall'amministrazione di Bartolomeo. Sentiamo Tonino Danese. Parliamo di medicina perché un intervento chirurgico molto delicato è stato eseguito all'ospedale Cardarelli di Campobasso. L'equipe della seconda chirurgia diretta da Savino Berardi ha infatti operato un neonato di appena 24 giorni affetto. All'Arino si è parlato di comunicazione, lo si è fatto in occasione della presentazione dell'ultimo libro scritto da Maria Antonietta Battista. C'erano anche le nostre telecamere, vediamo. Daniela, l'ultimo servizio, grazie per aver scelto l'informazione di Telemolise, vi lascio alle previsioni del tempo, noi ci ritroviamo per l'edizione della notte alle 23. A tutti un'ottima serata, arrivederci.